un'altra cosa che è, diciamo, molto noiosa, no? E è quella che tutte le volte tu che hai da innestare la batteria, devi innestare sta bellina di batteria e tutte le volte per accenderlo devi attaccare e staccare i spinotti, tac e stacca, cioè è una cosa un po' noiosa effettivamente. Al che ho detto, no, io bisogna che faccia una modifica, se no me che dago un sciappone e futa che belli sciaputito, perché su poi mi veniamo nervoso, perché se devo giocare, se devo rompermi le balle, e allora è un discorso un altro. Allora, cosa ho fatto? Ora vi faccio un po' vedere. Se noi andiamo a guardare bene com'è il vano qua, noi vediamo che la batteria occupa bene questo spazio qua. Vediamo un po' se c'ho un qualcosa da indicargli. Oh, bene. Perché c'ho dei ditini un po' piccolini. Allora, la batteria occupa bene questo spazio qua. Quindi ci abbiamo sopra un piccolo vano, questo qua sopra, che in corrispondenza del tettino, del tettuccio, del capo di questo elicottero, e allora ho detto, ma perché se io ci facessi un piccolo interruttore qua sopra, ecco lì che io tutte le volte non devo aprire, chiudere, stacca, tacca, fa in belina e dietro. Allora ho detto, vedi, se io trovo un micro interruttore da poterlo piazzare là sopra, ecco che praticamente evito sta rottura di scatole, ecco. Quindi cosa facciamo adesso? Proviamo a farlo. Una volta bene. Trovato, speriamo bene, allora, una volta trovato il micro interruttore e avendo visto che più o meno ci sta, andrò adesso a fare un foro in questa posizione qua. Però adesso farò una prova, a vedere di fare un foro, al limite lo riattapperemo, tanto guarda, morire dobbiamo, quando qui è tutto pagato, quindi ormai non c'è problema. Oh. Ok, meno male ci siamo, non è proprio centrato, ma insomma, va bene, non è un problema, eh? Non è un problema. Allora, vediamo un po', adesso dobbiamo fare il diametro giusto di questa cosa qua. Allora, punta da 5. Eccoli. Allora, il foro. Ora, il problema è quello di vedere se ci va bene, se non ci va, pazienza, avremo un drone con il buchetto. vabbè. Oh, mi sembra che bene o male ci stia. Prima di tutto verifichiamo la conduzione. La conduzione è fra due piedini, così conduce, tac. Così non conduce, quindi noi dobbiamo adesso saldiamo due filetti piccolini. Allora, vediamo un po' se non mi tremano le mani qua. Ecco qua, uno. Allora, adesso cosa dobbiamo fare? Dunque, innanzitutto, vabbè, questo va là dentro e va bene, qui sarà il meglio che poi lo isoliamo un po'. E dobbiamo, questi due filettini qua, dobbiamo tagliare uno dei due capi, questi qua, uno dei due, lo tagliamo e questi lo giunteremo al posto di quelli lì, ok? Perfetto. Allora, ok, adesso vedete, allora vi ho levato
la cosa di vedere tutto, ma ecco, tanto così capite bene. Allora, vedete, abbiamo interrotto questo, l'abbiamo tagliato, ho presaldato, l'ho spelati per bene, li ho presaldati e ho saldato l'interruttore fra i due capi, due fili fra i due capi che ho tagliato. Adesso isolo per bene e poi vado a fissare l'interruttorino nel foro che ho fatto prima. Vabbè, dopo aver tribolato per un po' per aver messo sta cosa qua, adesso vediamo se riusciamo a infilare. Allora, ah, ora abbiamo mangiato, abbiamo la panza piena e ragioniamo meglio. Allora, adesso sì, fissiamo l'interruttorino, va a finirla dentro. Ora facciamo la prova a vedere se entra bene la batteria. La batteria, eccoli, che entra, precisa. Questa la mettiamo sotto, tanto non serve. Ora colleghiamo la, ecco, però tac, ora colleghiamo quello e questo lo chiudiamo. Ok, perfetto. A questo punto noi vogliamo accenderlo, tac, acceso, tac, spento. Pellin, che forte che sono! Che voleva tanto che voleva, eh? Tutte le volte apri, chiudi, tic, tac. Ora, per evitare questa leva così grossa, ora noi gli diamo un'accorciatina. Eccoli, tic, tac, e lì, ma siamo dei fenomeni.